Questa mattina noi affronteremo la trilogia classica dei Vangeli sinottici, cioè la figura del Battista, il battesimo e le tentazioni di Gesù. In tutti e tre i sinottici, questi tre episodi sono posti all'inizio del ministero pubblico e si può anche capire il perché. Si tratta del passaggio tra la vita privata e la vita pubblica di Gesù. Io spero che voi l'abbiate letto questo testo. Qualcuno sì, qualcuno no. Qualcuno no è abbondante. Proviamo. Luca, capitolo 3. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea e Filippo suo fratello tetrarca dell'Iturea e della Traconitide e Lisania tetrarca della Bilene, sotto i sommi sacerdoti Anna e Caifa la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversione per il perdono dei peccati, come scritto nel libro degli oracoli del profeta Isaia. Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Ogni burrone sarà riempito, ogni monte e ogni colle sarà abbassato, le vie tortuose diverranno dritte e quelle impervie spianate, ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Alle folle che andavano a farsi battezzare da lui, Giovanni diceva, razza di vipere, chi vi ha fatto credere di poter sfuggire all'ira imminente? Fate dunque frutti degni della conversione e non cominciate a dire fra voi, abbiamo Abramo come padre. Perché io vi dico che da queste pietre Dio può suscitare figli di Abramo. Anzi, già la scura è posta alla radice degli alberi, perciò ogni albero che non dà frutto viene tagliato e gettato nel fuoco. Le folle lo interrogavano, che cosa dobbiamo fare? Rispondeva loro, chi ha due tuniche ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto. Vennero anche dei pubblicani a farsi battezzare e gli chiesero, maestro, che cosa dobbiamo fare? Ed egli disse loro, non esigete nulla di più di quanto vi è stato fissato. Lo interrogavano anche alcuni soldati, e noi che cosa dobbiamo fare? Rispose loro, non maltrattate, non estorcete niente a nessuno, accontentatevi delle vostre paghe. Poiché il popolo era in attesa e tutti riguardo Giovanni si domandavano in cuor loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo, io vi battezzo con acqua, ma viene colui che è più forte di me, a cui non son degno di slegare i lacci dei sandali, egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio, ma brucerà la paglia con un fuoco inestinguibile. Con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Ma il tetrarca Erode, rimproverato da lui a causa di Erodiade, moglie di suo fratello, e per tutte le malvagità che aveva commesso, aggiunse alle altre anche questa, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea come una colomba. E venne una voce dal cielo, tu sei il figlio mio, l'amato, in te ho posto il mio compiacimento. Gesù, quando cominciò il suo ministero, aveva circa 30 anni. Ed era figlio, come si riteneva, di Giuseppe, figlio di Eli, figlio di Mattat, figlio di Levi, figlio di Abramo, figlio di Dio. Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono terminati ebbe fame. Allora il diavolo gli disse, «Se tu sei il figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo. Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse, ti darò tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio.
Perciò, se ti prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo. Gesù gli rispose, sta scritto, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del Tempio e gli disse, se tu sei il figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto, infatti, ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, affinché essi ti custodiscano, e anche, essi ti porteranno sulle loro mani, perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose, è stato detto, non metterai alla prova il Signore tuo Dio. Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui, fino al momento fissato. Queste erano le lezioni per casa. Adesso possiamo incominciare. Se noi prendiamo il testo, così come l'abbiamo letto, ci accorgiamo di una cosa estremamente simpatica. Provate ad andare alla linea 31. Il brano che noi abbiamo letto si divide in due quadri, è un dittico. Da una parte Giovanni, dall'altra Gesù. Per quanto riguarda il ciclo di Giovanni, noi ci troviamo di fronte a un'inclusione abbastanza chiara. Voi avete al capitolo 3, esattamente al versetto 2, questa dicitura, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. E se voi andate invece al capitolo 3, versetto 20, aggiunse le altre anche questa, fece rinchiudere Giovanni in prigione. Giovanni nel deserto, Giovanni in prigione, sono i due elementi che aprono e chiudono il ciclo giovanneo, quello del Battista. Mentre invece, se leggiamo il testo successivo, noi vediamo quattro atteggiamenti di Gesù. Il quarto non fa parte del nostro interesse, perché, come ripeto, questa mattina guardiamo solo la trilogia. Ma, se dovessimo tornare a prendere in mano il testo, ci accorgeremo che è scandito dal nome Gesù. Gesù stava in preghiera, Gesù aveva circa 30 anni, Gesù guidato dallo Spirito nel deserto, Gesù, dopo le tentazioni, ritornò in Galilea. Questa suddivisione ci permette allora di fare altre considerazioni. Provate ad andare alla linea 48, poi torniamo indietro. E voi qui avete una sintesi di questi due dittici, di questi due quadri paralleli. La vocazione del Battista, la vocazione di Gesù, l'identità del Battista, l'identità di Gesù, tutti e due nel deserto, tutti e due esplicitano la loro missione, e, strano a dirsi, Luca pone la parola Evangelion sia nella bocca del Battista, sia nella bocca di Gesù. È chiara allora l'intenzione dell'autore. Se vi ricordate, i Vangeli dell'infanzia erano costruiti su questa visione parallela delle due figure, Battista da una parte e Gesù dall'altra. Penso che abbiate un po' la memoria, l'annunciazione a Zaccaria, l'annunciazione a Maria, nascita dell'uno, dell'altro, nome, nome e via. Questo parallelo dunque continua anche in questa trilogia. È un parallelo che comincia pian piano a sfaldarsi, non è più stretto come nei Vangeli dell'infanzia, ma permane ancora. Da quando Gesù compie l'episodio delle tentazioni, Giovanni viene abbandonato. Il motivo lo conosciamo già, noi sappiamo che i fedeli, i discepoli
di Giovanni Battista pensavano che fosse lui il Messia, mentre invece i seguaci di Gesù hanno tentato più volte e sono anche riusciti a convincerli che le cose non stavano così. Negli Atti degli Apostoli c'è l'episodio in cui Paolo discute con una decina di discepoli del Battista e poi diventano la prima comunità di Efeso. Nel testo che abbiamo letto ci sono diversi punti di domanda. Il primo punto di domanda riguarda la storia. Il secondo punto di domanda riguarda la letteratura e il terzo la teologia. Proviamo a partire con il testo che ha un valore letterario. Al capitolo 3, versetto 1, che noi abbiamo letto, troviamo fin dall'inizio tre personaggi che ci interesseranno. Io vi ho scritto la linea 41, proprio l'incipit di questo capitolo. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea. Se voi fate un salto e andate dopo al capitolo 23 di Luca, versetti dal 2 al 7, stranamente trovate i tre personaggi riuniti un'altra volta. Tutta l'assemblea si alzò, siamo alla fine del processo al Sinedrio, lo condussero da Pilato, Gesù viene accusato di impedire di pagare tributi a Cesare e Pilato, saputo che Gesù era sotto il governatorato di Erode, saputo che stava sotto l'autorità di Erode, lo rinviò a Erode e abbiamo il processo a Erode. In questi cinque versetti, chiamiamoli così, che narrano la parte finale della vita di Gesù, trovate i tre personaggi con cui si apre la vita pubblica di Gesù. Apertura e chiusura sono la luce di questi tre signori. Qual è il motivo? Il motivo è abbastanza chiaro. Luca vuol mostrare che fondamentalmente questi tre signori non hanno nessuna colpa. La colpa della morte di Gesù, secondo Luca, è tutta ebraica, non è romana, quindi non è di Cesare, non è di Pilato, anche se Pilato nel Vangelo di Luca non fa poi una bellissima figura, ma non è colpa sua e non è neanche colpa di Erode. Erode sarà stato l'erode iniziale, quello di Gesù bambino sarà stato cattivo, l'erode del Gesù adulto, che è un erede del primo, sarà stato matto, ma non sono loro i colpevoli. E Luca lo dimostra con chiarezza, pone all'inizio questi personaggi perché il lettore ne prenda conoscenza e poi, quando c'è il processo, il modo che Luca ha di narrare è così chiaro che voi alla fine dite no, questi sono stati magari delle persone senza coraggio, ma non sono colpevoli. Per quanto riguarda invece un po' di storia, siamo già al secondo foglio, ciò che a noi interessa è la linea 56-57 e quello che viene dopo. Siamo alla linea 56. Nell'anno quindicesimo dell'impero di Tiberio. Qui probabilmente iniziava il vero Vangelo di Luca, quello proprio nella sua prima fisionomia, la prima stesura. I Vangeli dell'infanzia vengono aggiunti un anno, due anni dopo la prima stesura. E l'altro dato che ci interessa è Luca 3,23.
quando Gesù cominciò il suo ministero aveva circa 30 anni. Allora, che cos'è questo quindicesimo anno dell'impero di Tiberio? Lì alla linea 59 avete specificato tutto, senza equivoci. Augusto muore il 19 agosto del 14 d.C. Tiberio sale al trono dell'impero circa un mese dopo. Secondo il calendario giuliano, l'anno incomincia il 1 di gennaio. Settembre, ottobre, novembre, dicembre del 14 sono il primo anno, costituiscono il primo anno di Tiberio. Se noi allora sommiamo al 14 15 anni, se il 14 d.C. lo chiamiamo primo anno di Tiberio, perché c'è settembre, ottobre, novembre, dicembre, comprendiamo che il quindicesimo anno dell'impero di Tiberio, linea 62, è il 28 d.C. Linea 62, laggiù in fondo trovate un 28 ciccione. Ora, se teniamo presente che Gesù nasce circa nel 6 avanti Cristo, nel 28 ha 34 anni. Noi sappiamo che Gesù vive tre Pasque, la terza è la Pasqua della sua morte. Pasqua del 28, Pasqua del 29, Pasqua del 30. Sapendo che quella Pasqua cadeva di sabato, noi oggi siamo in grado di dire esattamente il venerdì che data fosse. È il 7 aprile del 30 d.C. e Gesù muore a 36 anni. Questo è un dato storicamente molto ben provato. La facilità con cui ancora oggi si sente dire, ma non solo da parte dei preti, anche dei vescovi, qualche volta anche dal Papa, che Gesù è vissuto 30 anni nel nascondimento e ha fatto 3 anni di vita pubblica e quindi 30 più 3 fa 33 e Gesù muore a 33 anni, è una semplificazione che i presenti spero non faranno più. Si accetta la semplificazione, ma sappiate che non è fondata. E adesso cominciamo a fare qualche cosa di serio. Quando noi abbiamo cercato di vedere la struttura del testo, alla linea 30-38 abbiamo visto che fondamentalmente dobbiamo occuparci della persona del Battista, dell'apostolato del Battista e del brutto episodio del Battista in prigione. Per quanto riguarda invece il quadro di Gesù, dobbiamo preoccuparci del battesimo di Gesù, della genealogia di Gesù e delle tentazioni di Gesù. Sono tre elementi per l'uno, tre elementi per l'altro. Proviamo a vedere qualche cosa circa la persona del Battista. Quello che a noi interessa di più non è tanto tutta quella sfilza di nomi, che comunque sono utilissimi a livello storico, perché collocano l'apostolato di Giovanni e quindi l'inizio dell'apostolato di Gesù in un punto ben preciso della linea della storia e in un punto geografico ben preciso della Palestina. Quello che interessa di più invece è il versetto 2. Il versetto 2 dice: fu la parola di Dio su Giovanni, quello di Zaccaria figlio, in il deserto. Proprio lì avete la traduzione parola per parola, anche chi non sa greco questa mattina lo sa.
Egenetore Matheu, Epio Annen, Ton Zaccariu, Ion, Enteeremo. Perché è importante questa frase? Questa frase è importante perché è una frase classica che viene adoperata in quasi tutti i libri profetici dell'Antico Testamento tradotti in greco dai 70. La parola di Dio fu sopra. Il Battista dunque viene presentato immediatamente come un profeta, come uno che continua l'antica tradizione biblica di Isaia, Geremia, Ezechiele, Amos, Osea. Perché per Luca è importante sottolineare questo aspetto? E lo farà due volte, lo farà con questa frase e lo farà con la citazione del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto. Il motivo era il seguente. Con Malachia, l'ultimo profeta dell'Antico Testamento, si chiude, diciamo così, l'esperienza profetica di Israele. E gli ultimi profeti, Malachia compreso, avevano detto che la profezia si sarebbe riaperta all'epoca messianica, quando sarebbe venuto il Messia, sarebbe ripresa la linea profetica interrotta nel IV secolo avanti Cristo. Quindi gli ebrei restano per circa 300 anni senza profeti. Avranno al loro fianco i sapienti, i saggi, ma di profeti non se ne parla. Luca vuol dire siamo nei tempi messianici, Giovanni ne è la prova, perché Giovanni è un profeta e, come ripeto, lo dice in due maniere. Una, narrando la chiamata di Giovanni alla profezia come veniva narrata la chiamata dei grandi profeti del passato. La parola di Dio fu su Giovanni, la parola di Dio fu su Geremia, la parola di Dio fu su Osea, fu su Amos, eccetera. Quello che a noi forse incuriosisce di più è quell'espressione finale, nel deserto. Nel mondo biblico il deserto è diventato una specie di mito, oggi noi diremmo. Perché? Perché nel deserto, il deserto è il luogo della prova. Se ricordate, quando gli ebrei compiono l'esodo, lo vivono nel deserto, e nel deserto devono affrontare il problema della fiducia in Dio o della non fiducia in Dio. Sono senza cibo, sono senza acqua, fanno l'esperienza della valle dei serpenti, e in queste situazioni o si fidano di Dio, o se no, non hanno niente per poter sopravvivere, niente di cui fidarsi. Quando si dice dunque nel mondo biblico andiamo nel deserto, non si dice una cosa proprio simpaticissima, si dice una cosa estremamente forte. Tenete poi presente un altro episodio importante nella storia biblica, che è l'episodio di Osea. Il profeta Osea era stato costretto da Dio a sposare una prostituta sacra e dopo varie vicissitudini, quando questa capisce di aver sbagliato, Osea la prende e la porta nel deserto per ripararla dalle cattive voci, dai pettegolezzi e via di questo passo. Il deserto dunque è anche il luogo della preghiera, il luogo del silenzio, il luogo del rapporto intimo profondo fra due persone. Chi è stato nel deserto, proprio chi ha fatto l'esperienza materiale oggi nel deserto, sa che non può badare a se stesso. Bisogna che si formi il senso di gruppo, uno per tutti, tutti per uno, se no non si viene fuori. Poi c'è un terzo elemento che non bisogna mai dimenticare,
Nel post-esilio, nel giorno dello Yom Kippur, che è il giorno della purificazione, l'ebraico kappar vuol dire purificare, di solito si traduce in italiano il giorno dell'espiazione e io non capisco il perché. Il giorno dunque della purificazione è il giorno in cui si chiedeva perdono a Dio dei propri peccati e si compiva un gesto rituale un po' strano. Tutto il popolo nel Tempio si confessava peccatore, il sacerdote imponeva le mani e quindi simbolicamente caricava dei peccati il capro espiatorio, che veniva chiamato con un nome molto strano, il capro di Azazel. Poi questo capro veniva preso da un levita e portato in mezzo al deserto e abbandonato lì, in modo che i peccati morissero con il caprone nel deserto. E quindi il deserto è anche il luogo del perdono dei peccati. Tenete presente. Ora, Giovanni riceve la sua vocazione nel deserto. Traduciamo. Giovanni è un uomo che ha vissuto delle prove, è stato provato da Dio ed è stato trovato degno di questa missione. Giovanni è un uomo che è entrato in intimità con se stesso e con Dio ed è un uomo a cui Dio ha perdonato i peccati, per questo può fare il profeta. Dunque, dietro questa espressione non c'è solo un'indicazione di tipo geografico, ma c'è un'indicazione di tipo teologico. Un altro elemento importante da tenere presente in questa prima parte della presentazione del Battista è la citazione di Isaia. Onestamente, questa citazione non riguarda il Battista. Se noi andiamo a vedere il testo originale di questo brano profetico, la prima cosa che cominciamo a dire è che non è di Isaia. Il libro di Isaia attuale è un libro molto lungo, 66 capitoli, sono tanti. È il libro più lungo di tutta la Bibbia. Poi andate a annusare il testo e vi accorgete di una cosa estremamente interessante. I primi 39 capitoli sono situati a Gerusalemme. Gerusalemme è in pace. Scorrono fiumi di soldi, la gente sta molto bene, purtroppo c'è un divario sociale molto grande tra ricchi e poveri ed Isaia combatterà questa piaga per tutto il suo apostolato. Con il capitolo 40 improvvisamente cambiate scenario. Vi trovate a Babilonia, la gente è schiava, non è più libera, non sta bene, è fuori dalla sua terra, ed è disperata. Chi scrive dal capitolo 40 al capitolo 55 è un profeta che è diverso dal primo. Basta leggere l'ebraico è completamente diverso. Mentre il primo è un ebraico spezzato, duro, che obbliga il lettore a completare il pensiero del profeta, l'ebraico che va dal capitolo 40 al 55 è un ebraico molto fluido, molto bello, armonico, direi una specie di cicerone dell'ebraico. Non è lo stesso. Dal capitolo 56 al 66 trovate un'altra volta il popolo ebraico a Gerusalemme, però questa volta non più ricco ma povero. Sta ricostruendo le mura. È continuamente angariato dai samaritani. Lo stile dell'ebraico è uno stile molto accademico. È come se noi parlassimo la lingua, l'italiano della Crusca. Già alla fine del Settecento, del 1700, gli esegeti tedeschi avevano individuato nel capitolo dall'1 al 39 l'Isaia classico che noi conosciamo.
Invece dal capitolo 40 al 55